Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Teramo perché si torna alla normalità pre-Covid all'ospedale Mazzini. Riaperti i reparti di chirurgia vascolare e di psichiatria. Intanto la ASL teramana ha appena inviato una lettera di diffida al personale sanitario che non si è ancora vaccinato con la minaccia di sospensione dal lavoro. Il servizio di Tania Bonici Castelli. L'ospedale Mazzini di Teramo torna alla normalità pre-Covid. Riapre ai pazienti in piena autonomia il reparto di chirurgia vascolare che nell'ultimo anno e mezzo era stato accorpato alla chirurgia toracica. Anzi, da oggi torna a disporre di 16 posti letto, dai 10 che aveva durante l'accorpamento. Una riapertura benedetta dal Vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi, insieme a quello della nuova psichiatria, chiusa durante il primo lockdown per la riconversione del terzo lotto a ospedale Covid, dove resta però stabile una rianimazione dedicata. Ora la psichiatria è ospitata al pian terreno del secondo lotto, nell'ex centro trasfusionale. Ha riaperto dopo importanti lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma. Adesso sono 4 i posti letto attivati e presto saliranno a 9. Il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, ha ringraziato tutti coloro che si sono prodigati per consentire la riapertura dei 2 reparti che rappresentano 2 ambiti importanti dell'offerta sanitaria dell'ASL teramana. Intanto è di queste ore la notizia che proprio per volontà del manager Di Giosia sia partita una seconda lettera di diffida a tutti gli operatori sanitari che non si sarebbero voluti vaccinare. In prima battuta rappresentavano il 20% del totale, ma molti si sono adeguati. Oggi il numero degli irriducibili destinatari della seconda ingiunzione alla vaccinazione sarebbe di circa 100 unità, tra medici, infermieri ed altri addetti. La minaccia che i vertici aziendali avanzano è quella della sospensione dal lavoro per chi ha deciso di essere un Novax. Inoltre, per volontà dell'ASL di Teramo, saranno controllati tutti i certificati di esenzione al vaccino presentati dal personale sanitario per comprovarne la validità. E allora andiamo a vedere i numeri odierni dell'emergenza Covid nella nostra regione. Sono 87 infatti i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo, di età compresa tra 3 e 94 anni. Il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati 6 casi comunicati nei giorni scorsi nel computo complessivo, risultati già duplicati o in carico ad altra regione. Dunque il totale dall'inizio dell'emergenza è 80.284 casi. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra neppure oggi nuovi casi e resta fermo a 2.535. 160 sono i dimessi e i guariti di oggi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo il totale dei positivi, il numero dei dimessi, guariti e dei deceduti, sono 2.093. Per quanto riguarda le ultime 24 ore, sono stati eseguiti 2.996 tamponi molecolari e 4.612 test antigenici. Il tasso di positività, dunque, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari all'1,14%. 73 pazienti, meno 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 7 numero invariato in terapia intensiva, mentre gli altri 2013 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Vediamo le variazioni provincia per provincia, più 26 casi in provincia dell'Aquila, più 11 in provincia di Chieti, più 17 in provincia di Pescara e più 23 in provincia di Teramo, più 4 sono persone che risiedono fuori regione, mentre numero invariato per coloro per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Cambiamo argomento adesso perché nella notte tra 14 e 15 settembre, dunque stanotte, termina in Abruzzo il fermo pesca, torna così il pesce locale sulle nostre tavole. Paolo Renzetti.
Termina il fermo biologico, la prossima notte le barche delle marinerie abruzzesi tornano in mare. Alessandra Fiore, una bella notizia. È una bella notizia, sì, una bella notizia per le barche, per quindi gli imprenditori ittici che tornano a lavorare, ma una buona notizia anche per il consumatore che potrà così acquistare pesce fresco locale. Buona notizia, ma comunque non è tutto oro quello che luccica, perché sappiamo che il fermo pesca è uno strumento che esiste da 35 anni e andrebbe rivisitato, perché molto rigido, le imbarcazioni, gli imprenditori ittici non possono quindi scegliere quando andare in mare e quando no. Dovrebbe essere più elastico, dovrebbe permettere più autonomia, anche perché questo in base alle condizioni di mercato che variano, in base allo stato delle imbarcazioni, alla manutenzione delle imbarcazioni, ma anche in base alle ferie del personale, quindi maggiore elasticità ci vorrebbe, anche perché è un settore, quello ittico, che risente in questo momento di un periodo particolare. Ricordiamo che con l'emergenza Covid è stata chiuso il canale Horeca, quindi la ristorazione non ha funzionato a dovere e quindi il pescato, il pesce, quindi il settore ittico è stato fortemente compromesso. A proposito di ristoratori, da domani anche i turisti, chi è ancora nella nostra regione a soggiornare, potrà tornare a gustare il pesce nei ristoranti, nei locali della nostra regione? E certo, l'invito è sempre quello di chiedere il pesce locale, il pescato locale, possibilmente quindi per chi invece lo acquista al negozio di controllare l'etichetta. Esiste un'etichetta per il pesce e vengono indicate appunto le aree di pesca, le zone di pesca. Cronaca: brucia da due giorni il Parco Nazionale della Maiella nel versante pescarese tra i comuni di Letto Manoppello e Serra Monacesca, al di sotto di Passo Lanciano. Le fiamme stanno interessando una zona che si estende su circa 25 ettari tra area naturale, pascoli arborati e pineta. In azione questa mattina due Canadair e l'esercito, intervenuti a supporto di vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri forestali. In mattinata, a causa dell'incendio, è stato anche necessario interrompere la viabilità tra Letto Manoppello e Passo Lanciano. L'incendio è divampato domenica, inizialmente era stato domato, ma ieri sera, a causa del vento e delle condizioni climatiche, le fiamme hanno ripreso vigore. Si avvia ad una schiarita la vicenda riguardante il liceo Marconi di Pescara. Questa mattina l'assessore regionale Pietro Quaresimale ha incontrato la provincia per definire la dislocazione delle varie sedi. Assessore, si avvia ad una schiarita la vicenda del liceo Marconi di Pescara. Proprio nelle ultime ore lei ha avuto un importante incontro. A tal proposito, cosa è emerso? Sì, questa mattina abbiamo fatto un giro con i colleghi di Incecco e De Renzis presso alcuni istituti scolastici, tra cui il Marconi, perché appunto c'erano queste criticità, e la preside ci ha detto che ha fatto degli incontri sia con gli studenti che con i genitori e sembra che la situazione si vada definendo. Quindi è una buona notizia, considerando che noi come regione abbiamo dato anche un contributo di 600.000 euro a metà luglio con un emendamento apposito, e voglio ringraziare il Consiglio regionale per cercare già lì di trovare una soluzione. Poi c'era questa problematica del doppio turno che però sembra risolta, e quindi sono molto felice di questo esito. L'auspicio è che poi a questo punto i lavori vengano portati avanti secondo il calendario prestabilito e che non ci siano ritardi. Sì, sicuramente l'auspicio è questo, però come mi dicono metà ottobre i lavori saranno definiti e quindi si tornerà alla normalità. Quindi sono molto felice di questo inizio anno, perché girando per le scuole, ho iniziato ieri e continuerò nei prossimi giorni, c'è molto entusiasmo, quindi sono felice che abbiamo iniziato il 13 settembre, perché c'è bisogno della didattica in presenza dopo un anno difficile. Quindi speriamo in un anno più sereno per tutti, in modo che i ragazzi possano studiare tranquillamente e in sicurezza. A proposito, primo giorno di scuola, oggi il secondo, quelle persone che non sono in possesso del Green Pass, ovviamente c'è stato l'accesso inibito all'interno degli istituti scolastici, però nella nostra regione ci sono stati pochissimi casi. Non abbiamo riscontrato grosse criticità, io sono in contatto anche con la Tozza e i vari dirigenti, quindi un inizio molto tranquillo, speriamo che anche il proseguo lo sia allo stesso modo, in modo, come dicevo prima, che questo anno sia più sereno per tutti e anche per i ragazzi, che sicuramente devono fare una didattica in presenza perché è molto migliore rispetto a quella a distanza, a livello istruttivo, di formazione e soprattutto di socializzazione. Numeri positivi per l'aeroporto d'Abruzzo. Continua infatti l'incremento dei transiti nel mese di agosto.
Lo scalo pescarese ha registrato 69.076 passeggeri. Di questi oltre 68.000 si sono mossi su collegamenti commerciali, dei quali 35.400 sui voli nazionali e 33.334 su voli internazionali. Complessivamente i voli commerciali sono stati 517, dei quali 267 nazionali e 250 internazionali. In totale, nei tre mesi estivi, giugno e agosto, i passeggeri registrati sono stati oltre 164.000, con giugno che si era fermato su una movimentazione di 32.778, luglio che ha raddoppiato, arrivando a oltre 62.000, quasi 63.000, e agosto quasi 70.000. Il mercato italiano che ha registrato i flussi maggiori è la Lombardia, collegata con due destinazioni, Linate e Bergamo Orio al Serio, e che tra giugno e agosto ha superato i 43.700 passeggeri. La seconda regione è la Sicilia, con tre destinazioni, Trapani, Palermo e Catania, e 21.800 passeggeri circa nel trimestre. Quindi la Sardegna, con tre destinazioni, Alghero, Olbia e Cagliari, e poco meno di 15.000 passeggeri. Con l'estero i maggiori flussi sono stati con Germania e Belgio. Numeri positivi per il piano parcheggio estivo del comune di Pescara. L'assessore alla viabilità Mascia ha spiegato che sono aumentati del 40% gli incassi rispetto allo scorso anno. Bilancio dei parcheggi per quanto riguarda la scorsa estate in città, cosa è venuto fuori? Che estate è stata a livello di parcheggi? È stata un'estate perfettamente commisurata all'importanza che Pescara ha assunto a livello nazionale e io direi anche a livello internazionale per il conseguimento della bandiera blu. Questo vuol dire che forse dopo diversi anni abbiamo avuto a Pescara turisti, abbiamo avuto turisti italiani, turisti stranieri, i quali sono arrivati in città anche con le automobili e hanno avuto la necessità di trovare un'offerta di parcheggi estivi che fosse adeguata ad una città che ormai ha anche una connotazione turistica, oltre che quella destagionalizzata, che è una caratteristica di Pescara. E allora 1.800 posti auto che sono stati messi a disposizione da nord a sud per i cittadini pescaresi, per i cittadini abruzzesi e per tutti coloro che hanno raggiunto Pescara apprezzandone la bellezza, apprezzandone le attività economiche e apprezzando soprattutto la trasparenza del nostro mare. Con degli incassi ragguardevoli, migliorati rispetto al 2020 di circa il 40%, e questo è un aspetto anche positivo perché consente alla società Pescara Multiservice, che gestisce i nostri parcheggi cittadini, di poter anche programmare ulteriori investimenti. Sicuramente questa è stata una stagione un po' particolare perché l'assessore, come già illustrato, abbiamo esteso le aree di parcheggio a pagamento estive nella Riviera Sud, nella Riviera Nord, nella strada parco che quest'anno è stata maggiormente utilizzata in più fine settimana rispetto al passato. Il valore aggiunto di questa stagione è stata la programmazione di una segnaletica per i parcheggi estivi della Riviera Sud che ci hanno consentito di poter far lavorare in quella zona durante la settimana gli ausiliari della sosta, e questo ha consentito anche di ridurre quelli che erano i costi del personale per la stagione estiva, e quindi la società quest'anno ha avuto sicuramente da un bel margine rispetto a quelle che sono state le soste estive. Parliamo di amministrative, adesso andiamo a Sulmona perché il centrosinistra ha scelto come candidato sindaco il 59enne funzionario della ASL Gianfranco Di Piero. Al suo sostegno Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e altre tre liste civiche. Stefano Recanati. La nostra è una coalizione progressista che annovera, oltre a forze politiche nazionali, simboli di forze politiche nazionali consolidati quali il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, anche delle formazioni civiche che sono espressione di diverse sensibilità. Quindi è una coalizione allargata che contempla, oltre alle forze politiche, anche altre realtà, ed serve proprio a dare la sensazione, a dare il nostro identikit è quello di essere una coalizione ampia, a forza trazione progressista, che si ispira quindi ai valori del cambiamento, del rinnovamento dell'area progressista.
La sanità è un argomento che sta a cuore a tutti i cittadini, sul quale la politica deve svolgere fino in fondo il proprio ruolo. Sulmona ha un presidio ospedaliero che è una realtà, un presidio strutturalmente all'avanguardia, però ha necessità che venga dotato di risorse umane e strumentali necessarie per poter compiere il suo proprio ruolo. La cultura sulmona è stata sempre, soprattutto negli anni passati, negli anni trascorsi, un punto di riferimento a livello regionale per le attività culturali, e il turismo è una chiave di lettura. Silone dice è una chiave di sviluppo. Silone dice nell'avventura di un povero cristiano che tra queste montagne c'è una tradizione antica, più antica della stessa venuta di Cristo, che è l'ospitalità. Ecco, noi dobbiamo puntare su questa ricettività, potenziare la ricettività per consentire che Sulmona possa intercettare sempre maggiori flussi turistici, perché in alcuni periodi dell'anno ci sono sicuramente delle presenze significative, però dobbiamo fare in modo che il turismo si espanda, che coinvolga altri attori, in modo tale da essere una risorsa maggiormente utilizzata. Torniamo per un attimo a parlare di emergenza sanitaria, perché anche in concomitanza con la riapertura delle scuole l'assessore comunale di Avezzano Maria Teresa Colizza ha fatto il punto circa la diffusione del Covid nel suo comune e sulle vaccinazioni, con particolare riferimento alle fasce più giovani. Sono ripartite anche tutte le attività scolastiche, quindi è cominciato un nuovo anno scolastico a livello collettivo, perché il Covid-19, lo diciamo sempre, è una battaglia personale ma anche collettiva, quindi comunque di comunità e di regione in qualche modo. In questo caso, quali sono le misure che possiamo adottare per evitare che salga il tasso di occupazione ospedaliero? Con la ripartenza delle scuole noi come amministrazione comunale abbiamo immediatamente fatto, nelle giornate di sabato e domenica scorsi, uno screening per le scuole primarie e secondarie di primo grado, considerando che i bambini al di sotto dei 12 anni non sono vaccinabili. E abbiamo fatto questa operazione di screening, che è importante per ridurre la circolazione virale, e abbiamo trovato un positivo, una persona francamente positiva ed un contatto stretto di quest'ultimo, fortemente sospetto e che deve ripetere il tampone. E io ritengo che sia molto importante il ruolo dei medici di medicina generale a questo punto e dei pediatri di libera scelta, che devono fare una vera e propria operazione di counseling vaccinale, devono cercare di vincere le resistenze con un'informazione che sia il più possibile personalizzata sul paziente e non generica. Questo per facilitare la decisione di tutti coloro che ancora esitano riguardo alla vaccinazione, probabilmente perché hanno una percezione di rischio superiore per quello che può comportare la vaccinazione che per quello che può comportare la malattia infettiva. In questo senso è stato già fatto molto, perché nella fascia dai 12 ai 18 si sono vaccinati in parte con tutte e due le dosi, in parte solo con la prima dose, il 71% dei ragazzi. Parliamo di sport adesso, calcio di Serie C. Domani sera il Pescara torna subito in campo per il secondo turno di Coppa Italia, sfidando all'Adriatico Cornacchia il Grosseto. Gara secca, sarà diretta da Simone Taricone di Perugia. Intanto l'ex capitano biancazzurro Marco Pomante, giocatore di Auteri 10 anni fa, la Nocerina, parla dei biancazzurri e confida nella crescita della condizione fisica del gruppo. Ha conquistato una storica promozione in B con la Nocerina nella stagione 2010-2011. In panchina Gaetano Auteri, l'ex capitano del Pescara ed ora allenatore del Pineto in Serie D, Marco Pomante, ha solo parole al miele per il tecnico siracusano e per il suo stile di gioco, che in questo inizio di stagione, conferma lo stesso Pomante intervenendo a Replay, risente di una condizione fisica non ottimale. Il lavoro atletico imposto da Auteri nel precampionato è molto duro e nelle prossime settimane produrrà i suoi effetti, con ripercussioni positive sul tipo di calcio voluto dall'ex tecnico, tra le altre di Benevento e Catanzaro. Si vede il marchio del mister, si vede che è una squadra che cerca di imporre il proprio gioco, cerca di avere una pressione molto alta sulla squadra avversaria. È normale che adesso non la sta accompagnando una buona condizione fisica, ma penso sia normale, perché siamo alla terza giornata e trovare una squadra che stia al 100% della propria forma
è difficilissimo. E per come gioca il Pescara, sinceramente, la condizione fisica è importante, perché lui predilige molto il gioco offensivo, attacca con tanti uomini e fisicamente, se non reggi questa pressione, rischi sempre di prendere, tra virgolette, contropiedi. Lui vuole giocare sempre con la difesa altissima, con la pressione alta per 90 minuti. E il problema è che adesso la condizione non regge, non è facile. Poi lui i tre attaccanti difficilmente li sfrutta nella fase difensiva. Quindi quando non hai una condizione fisica ottimale, difficilmente riesci a reggere per 90 minuti. Integralista del 3-4-3, ma nelle ultime due gare, nel corso della ripresa, Auteri ha modificato l'assetto passando al 4-3-3. Lui difficilmente cambia modulo, però è vero che anche Rosa ha giocatori che centrocampo, giocatori importanti. Mushai, Pompetti, sono giocatori che, sai, giocando a due secondo me fanno un po' fatica. È normale, lui poi è un allenatore esperto, secondo me sicuramente riuscirà a trovare la quadra, però al di là dei numeri è l'atteggiamento che lui sicuramente non cambierà. Da buon allievo, Marco Pomante, ora anch'egli allenatore, segue le orme del maestro e si prepara al debutto in campionato di domenica prossima contro il Castelnuovo. Marco, tu giochi come Auteri? Sì. Sì, diciamo che io l'anno scorso ero partito per giocare col 4-3-3, poi, come sapete, tutte le vicissitudini che sono successe, Covid, sì, un po' di infortuni, mi sono dovuto adattare anche a seconda delle esigenze degli under. Riparto con questo modo, diciamo che ho... Domenica si inizia con il Castelnuovo, una partita difficile, speriamo di partire bene. E a proposito di panchine di allenatori abruzzesi, insomma, come vedete c'è una buona notizia per uno, una cattiva notizia per un altro, perché dopo l'esonero di Mimmo Di Carlo a Vicenza, il prescelto sembra essere Massimo Oddo, ex allenatore del Pescara, per due mandati. Dall'altro lato invece Di Francesco questa mattina è stato esonerato dall'Hellas Verona dopo la sconfitta di ieri sera 1-0 al Dallara di Bologna. Il suo posto sarà preso da Igor Tudor. Continuiamo con la Serie C dopo questa parentesi. Andiamo in casa a Teramo, che invece giocherà la Coppa Italia ma giovedì contro il Siena. La vera sorpresa però di questo inizio di torneo è l'esterno destro David Bois, che tra Siena e Modena ha già convinto tutti. Il giovane della Roma racconta il suo arrivo in Abruzzo e l'infortunio grave che ne ha rallentato la crescita in giallorosso. Penso di essere entrato sia nella prima partita che anche nella seconda da titolare con una buona testa, e comunque anche grazie ai compagni che mi hanno accolto subito, e anche per la fiducia del mister. E diciamo che mi sono integrato da subito con i compagni, e quindi è stato anche, diciamo, abbastanza facile iniziare bene queste due partite. Poi ho tanto entusiasmo e voglia di far bene, quindi sono contento di queste due prestazioni. I gol arrivano, forse in queste tre gare non sono arrivati gol, ma siamo sempre andati molto, molto vicini, quindi ci vuole solo tempo, allenamento su allenamento e basta. Non è un livello, diciamo, di testa o psicologico. I gol arrivano, quindi ora vediamo la prossima partita, cercheremo sicuramente di fare gol. Senti David, tu come un altro giocatore della Roma, Zaniolo, hai vissuto purtroppo una doppia rottura del crociato. Ti volevo chiedere come si esce da certi momenti così difficili nella carriera di un calciatore, e quanto è stato importante per te rivedere la Roma, che in quel momento ti ha prolungato il contratto fino al 2024? È stato sicuramente un brutto periodo, non lo auguro a nessuno, ma purtroppo sono infortuni che in questo sport possono capitare, però grazie all'aiuto dei miei familiari, degli amici, dei compagni di squadra, sono sempre stato, diciamo, circondato da persone
per bene, quindi mi hanno aiutato anche sotto a livello soprattutto di testa, quindi diciamo adesso sto molto bene, quindi questo è l'importante. Poi per il prolungamento del contratto, diciamo, è stata da parte della Roma un gesto molto importante nei miei confronti, perché comunque ho visto il loro sostegno da parte mia e la loro fiducia, quindi li ringrazio solamente e adesso continuo a lavorare. Il mister lo conosco, lui mi conosce, e quindi diciamo venire qua mi ha dato anche diciamo, sapevo che c'era lui e mi ha cercato da molto tempo, quindi mi ha dato anche un motivo in più per venire qua, e quindi sono venuto qua per aiutare la squadra e anche perché penso di avere la fiducia del mister, quindi questo è, diciamo, l'importante. Andiamo in Serie D adesso. Due giorni fa, ultimo test precampionato per il Notaresco, battuto a Monte Giorgio per 2-0 dalla locale formazione che partecipa allo stesso girone di Serie D. Domenica l'esordio stagionale a Fiuggi, il tecnico Massimo Epifani analizza l'ultima amichevole e si proietta sulla prima di campionato. Risultato a parte, che indicazioni hai potuto vedere? Ma è stato un grande allenamento, un grande test con una squadra di pari categoria. Abbiamo provato qualcosa ed è venuto fuori qualcosa di importante. E il risultato conta poco in questo momento, ma conta più trovare la quadra per arrivare domenica prossima al 100%. Si sono viste delle buonissime cose e si sono viste delle cose meno buone. Però credo che queste sono le partite di avvicinamento. E sono contento perché la squadra sta crescendo sotto l'aspetto del palleggio, sta crescendo anche sotto l'aspetto del modo di stare in campo, e a prescindere dai due gol presi che potevano essere evitabilissimi tutti e due, però la squadra piano piano sta crescendo, sappiamo ancora che dobbiamo migliorare, sappiamo ancora che bisogna lavorare ancora per arrivare a quello che vogliamo noi. Ci abbiamo un'altra settimana dove sarà una settimana molto di scarico, quindi saremo più leggeri nel lavoro fisico, lavoreremo più sull'aspetto della preparazione della partita e cercheremo domenica di prepararsi per questo campionato, per fare un grande campionato. Basket, è stata presentata questa mattina la nuova stagione della Rennova Teramo a Spicchi con un incontro nella sede del Consiglio Comunale dove hanno fatto gli onori di casa il sindaco D'Alberto e l'assessore allo sport Falini. Ascoltiamo il presidente Fabio Nardi, il coach Giorgio Salvemini e il capitano Marco Cucco. Agnia Cantagalli. Partiamo con i migliori auspici di fare bene, di fare un bel campionato, di portare in alto di portare il nome della città di Teramo più in alto possibile. Quindi noi comunque è un orgoglio rappresentare la città nel terzo campionato nazionale di pallacanestro, quindi cercheremo di fare il meglio possibile. La squadra è una squadra nuova, una squadra che si sta costruendo, sta lavorando tanto, è una squadra che ha già trovato un buon affiatamento, quindi una squadra che credo ci faccia divertire parecchio. Sicuramente l'obiettivo è quello sempre di mantenere la categoria, poi è logico, l'appetito viene mangiando, sperando di poter fare più vittorie possibili e vediamo un po' dove possiamo arrivare a fine campionato. Ce l'ha un sogno nel cassetto? E riempire il palazzetto Scapriano. E nonostante la sconfitta nel derby con Roseto, quali indicazioni comunque positive lei ha tratto? Guarda, secondo me la valutazione della partita, come ho detto in presentazione, va contestualizzata al periodo e a quello che si sta facendo. E abbiamo fatto secondo me una prestazione buona sotto molti aspetti, non continuativa nell'arco di tutta la gara, ma questo è poi figlio del periodo in cui si sta lavorando e per quello che stiamo facendo noi. Ci è mancato quel vissuto di squadra nei momenti importanti, ma il vissuto si ottiene nel lavorare insieme, nel fare esperienza delle cose
positive e di quelle negative, e quindi crearsi dietro un bagaglio di esperienza che poi è quello che nei momenti topici o critici di una partita fanno la differenza, e sono quei momenti esperienziali nei quali tu ti vai ad appoggiare. A questo fa parte del processo di avvicinamento al 3 ottobre, quindi diciamo che siamo nel punto in cui volevamo stare. Sto vedendo una squadra molto disponibile, che questa secondo me è una cosa veramente veramente importante. Ci sono dei ragazzi che hanno tanta voglia di lavorare, tanta voglia di ascoltare e soprattutto hanno voglia di mettersi a disposizione degli altri, quindi da questo punto di vista secondo me ci sono grandi margini di miglioramento. Lavoriamo di settimana in settimana per migliorare ogni volta, quindi secondo me faremo veramente un bel campionato. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che tutti i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Questa sera alle ore 21, l'appuntamento numero 3 con Pro Teramo, un'ora insieme per parlare del campionato del Teramo dopo il pareggio di Modena. Il TG6 invece torna questa sera alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.